Siamo con il capitano del Teramo Basket 1960 ed MVP del match vinto contro Valdiceppo, Andrea La Gioia. Andrea, una partita, lo abbiamo detto anche poco fa, internosso che bisogna vincere senza patemi. Io direi anche una vittoria da grande squadra, perché queste partite bisogna anche saperle vincere, appunto, senza sofferenza, 80-60, punteggio che parla chiaro. Beh, sicuramente non è una partita scontata, perché abbiamo visto in questo campionato nessuno, insomma, si può definire tale. E loro sono venuti qua per vincere, per provarci, perché comunque hanno bisogno di punti, visto la situazione in classifica. Però sono una squadra che comunque gioca, è cambiata parecchio rispetto a prima, è molto più tecnica rispetto all'agonismo che mettevano prima. Comunque è una buona squadra, insomma, lasciare così una partita, lasciarla andare senza metterci insomma, più di quello che serve come al solito è sbagliato. Oggi serviva vincere, qualsiasi fosse stato il modo, andava bene, quindi va bene così. Ennesima prestazione, poi direi anche di squadra, nel senso anche se qualcuno può andare sottotono, parlo diciamo più che altro a livello di punteggio, però di punteggio personale, ma l'atteggiamento è quello importante, cioè la squadra c'è, in settimana anche Osmatescu è stato influenzato, tu hai avuto anche qualche problema al dito, insomma direi che come sempre nelle difficoltà comunque tutti i ragazzi reagiscono sempre nel modo migliore. Ah, questo l'abbiamo già visto, la forza della nostra squadra, cioè qualcuno durante qualche partita o per motivi fisici o perché la partita non ti dà quello che solitamente hai, può calare un po', ma come dici tu, punti, perché poi c'è un lavoro sporco dietro che gli addetti ai lavori possono capire, altri forse no, però è una squadra insomma molto compatta questo. Infatti voglio fare un applauso anche ai ragazzi che giocano anche di meno, però sono sempre pronti, il Mago, Edoardo, Piccinini, che comunque giocando anche poco in determinate partite riescono a dare comunque il loro apporto, che è fondamentale per noi. Adesso c'è il riposo, direi perfetto perché insomma poi si giocherà l'11 marzo e si va a Fabriano. È una delle trasferte, parlando anche con i tuoi compagni di squadra, alla mano. Ovviamente il campo è caldo, però appunto non ci sono partite facili, però ecco, tra le trasferte è quella meno, diciamo, quella un po' più abbordabile insieme a poi a quella di Ortona. Comunque passo passo, appunto si va a Fabriano la prossima. Ma le trasferte sono tutte difficili. È ovvio che se paragoniamo sulla carta un San Severo con un'altra delle squadre che ci sono in campionato, possiamo fare un valore tecnico sulla carta che però lascia il tempo che trova. Abbiamo visto, insomma, che tutte possono vincere con tutte. Quindi, di conseguenza però ci fa capire che noi possiamo andare a fare il risultato anche a Fabriano e questo ci farebbe fare sicuramente il salto di qualità in classifica. E andiamo con quella convinzione e speriamo di portarla a casa.